25 ottobre 2022, buongiorno a tutti voi ragazzi, buongiorno da Manuel. Quando mi vedete che faccio il video in auto vuol dire che, ahimè, è una giornataccia sul discorso traffico di Roma. Ben trovati, questo è Canale Forza Lazio, partiamo con la nostra sigla. Ciao ragazzi, buongiorno, ben trovati a tutti voi. Rapidamente vi ricordo quanto comincio a scorrere qui sotto tutti quelli che sono i nostri riferimenti, social, mail e quant'altro. Vi ricordo anche, come potete leggere invece sopra, il nostro blog canaleforzalazio.com. Via subito col video che vi dimostra come diventare nostri followers. Mi spiace perché si è un po' fermata questa tendenza. Perché se vado a vedere quante persone vedono mediamente i miei video, vedo che i followers purtroppo si sono un pochino fermati, e parlo chiaramente del sito. Per il resto ringraziamo di cuore le nostre amiche aziende, quindi sto parlando, ecco le locandine, sto parlando del ristorante La Palazzina a San Cesario dell'amico Franco e della GF Credit, che tra l'altro sta assumendo persone, sta cercando persone, del nostro Giacomino. Quindi ragazzi, chi vuole può tranquillamente contattare ai riferimenti indicati nelle locandine che avete da poco visto. È il martedì, ieri si è giocata l'ultima partita di campionato, quindi oggi è chiaramente giornata di calcolo per il fantacalcio. Vediamo un po' come andrà quella che è appunto la nostra lega, che comincia piano piano a prendere forma. Ma non perdiamo altro tempo, buttiamoci subito nel nostro divertente gioco. Ed eccoci ragazzi con appunto il calcolo della nostra giornata di fantacalcio. Onana, porca miseria, come potete vedere ogni tanto la rosa cambia perché la sto ritoccando. Onana prende 3 gol, 6-3, mamma mia ragazzi. Acerbi ammonito, 5,5, rimane male. Poi Lazzari, 6,5, l'unico buono. Non ha giocato Bastoni. Traoré ieri sera ci ha regalato un assist, 6,5 più 1 va a 7,5. Il nostro capitano in assenza di Immobile, Savic, 6,5 più ammonizione, quindi fa 6. 6 lo prende anche Kvaratskhelia, 7 più 3, 10 il nostro Felipe Anderson. Vlahovic prende 5, porca miseria. Raspadori non gioca, quindi abbiamo un difensore e un attaccante che non hanno giocato e noi giochiamo con uno in meno. Non è possibile. Cancellieri ha giocato pochi minuti, non è andato a vuoto, e come difensori entra Bonifazi. Ragazzi, come al solito, aspettative pessime. Già ve lo dico da adesso che non andremo assolutamente a punti. Calcoliamo questa undicesima giornata che purtroppo continua a tracciare una linea negativa per quello che è il nostro campionato. Andiamo a vedere cosa è successo ragazzi nell'ultima giornata. Purtroppo già vi dico che non ci stiamo. Allora, punteggio massimo per Arriva lo squadrone di Tupac 1981, che prende 20 punti. Arrivo secondo, è arrivato secondo sta settimana, 15 punti. Alaska Trune prende 10, Aquilotto 8, AS Roma 1927 ne prende 6, che sta salendo, sta risalendo anche lui. Poi Second 13 ne prende 5, Aquila Bianco Celeste ne prende 4 insieme a FC Inter, 2 per Astronzo, va a ritoccare la propria classifica anche Tifosetta Ardita, che prende 2 punti. E noi ragazzi, fatemi vedere una cosa, allora Tifosetta Ardita è l'ultima che ha preso punti, ha fatto 76 punti, noi 67,5. Male, male, male. Andiamo a vedere la classifica. Arrivo secondo, invece primo, sale al primo posto, come potete,
come potete vedere con 56 punti. Rintin Team molto stabile a 52 insieme ad Alaska True a 50 punti, sale in maniera prepotente, arriva lo squadrone al terzo posto, quindi Aquilotto a quota 48, Tifosetta Ardita scende un pochino e va a quota 48, sale ancora di più. In risalita S Roma 1927, 36 punti insieme a Savo, Atletico ma non troppo, 36 punti, Ziese 35, poi abbiamo a 31 Ovetto di Pasqua e Liverpool a 28, Second 13, a 26 Aquila 1979, via via tutti gli altri con noi che precipitiamo ancora di più al 32esimo posto, situazione che si sta facendo davvero complicata. Ragazzi, eccomi qua che arrivo. Si sta facendo davvero complicata la squadra. Io l'ho ritoccata, anche ho cercato di dare lei una forma, ma vedo che a livello d'attacco soprattutto non abbiamo alternative e quindi male, 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 così come male, male, male i portieri dell'Inter, però insomma, allo stato attuale, confronto qualità-prezzo, per quanto mi riguarda, è valsa la pena prendere loro. In qualche modo io ho cercato, ragazzi, e l'ho fatto. Abbiamo recuperato i crediti che avevamo perso con la svalutazione della prima squadra che si era fatta nell'esperimento non riuscito di questa estate, quando abbiamo fatto il Fantacalcio insieme. Ho recuperato crediti, ne ho anche guadagnato qualcuno sacrificando qualche plusvalenza che purtroppo andava sacrificata. Quindi a lungo termine, questa secondo me è una rosa che ci porterà punti. Mi tengo i portieri dell'Inter, la difesa l'abbiamo ritoccata, c'è da fare qualche piccolo intervento in attacco. Chiaramente Immobile rotto l'ho dato via, la speranza è quello di riprenderlo, però allo stato attuale, ragazzi, la situazione è davvero non positiva. Parliamoci chiaro, questa squadra continua a toppare e amen. Sì, più che altro la cosa che mi preoccupa è che non riesce, due cose mi preoccupano di questa squadra: non riusciamo a trovare continuità di punti. E a differenza dell'anno scorso, lassù si cammina molto più veloci, si va molto molto più di corsa, nella parte alta della classifica. Spesso vanno le stesse squadre a punti, quindi stanno piano 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 facendo la scrematura di queste 80 partecipanti, che poi in realtà sono anche di meno, perché ho pulito la lega, ho levato chi si era iscritto ma non ha mai schierato la squadra. Quindi alla lunga sarà una classifica che si allunga, quindi dobbiamo assolutamente smuoverla, andare a punti in maniera importante, prendere 10, 15 punti, se non 20, il prima possibile, in modo da andare subito ad agganciarci alla parte alta della classifica. Con questo, ragazzi, ci tengo a ringraziare tutti coloro che stanno partecipando a questo gioco. Grazie di cuore, condividete. Auguro a tutti voi una buona giornata. Ciao a tutti.